gli ultimi due dati, capire chi ci guadagna, e quindi un'interrogazione sia alla Camera che al Senato per capire quali sono le associazioni o le realtà profit, non no profit ma profit, che ci guadagnano da questo mercato di esseri umani, perché 40 euro al giorno moltiplicati 30 fa 1200 euro al giorno per strutture per cui questi quattrini possono fare la differenza, quindi è un mercato dove qualcuno ci guadagna, non gli italiani ma qualche privato sicuramente ci guadagna.